Tutti in bici è l'obiettivo di un gruppo di associazioni che si dedicano all'assistenza dei disabili, operando in questo caso per l'incremento della loro autonomia. Riuscire a rimanere in equilibrio sulle due ruote può apparire un'operazione relativamente facile per i normodotati, e invece una vera e propria conquista per le persone poco performanti, le quali comunque hanno pieno diritto di acquistare anche loro questo tipo di mobilità. L'iniziativa, che si svolgerà nel circuito Marconi nella zona sportiva della Trave, è stata presentata dall'assessora alla viabilità Barbara Brunori, rendendo merito ai volontari che l'hanno ideata e si impegnano per realizzarla, fornendo ai disabili non solo l'opportunità di imparare ad andare in bicicletta, ma anche di acquisire maggiore indipendenza, fare attività motoria, creare nuovi legami e acquisire esperienze di gruppo. Portare i ragazzi con disabilità in bicicletta significa garantirgli un diritto umano, un diritto proprio al benessere che naturalmente li mette, gli garantisce delle abilità che neanche loro conoscono. Molte volte il superarsi significa renderli autonomi, ma beneficiare poi anche tutte quelle famiglie che li accompagnano in questo viaggio. Quindi siamo ben contenti come amministrazione di aver coinvolto tutte le associazioni sportive per quanto riguarda il ciclismo, che si sono già messe a disposizione e hanno già dato la propria disponibilità in termini di persone che assisteranno proprio questi ragazzi nella crescita e nel progresso dell'autonomia in bicicletta. Io mi occupo più della parte tecnica, quindi capire bene il livello dei ragazzi e poi la suddivisione in due gruppi, quindi un pochino più avanzato che sarebbero i ragazzi che sanno già andare in bici più o meno bene, mentre i ragazzi e le ragazze che devono ancora imparare. E da lì, tramite gli esercizi, tramite del lavoro specifico, comunque adattiamo in base al ragazzo che abbiamo il lavoro. È una metodologia difficile da applicare, comunque ha sempre successo oppure ci sono ancora difficoltà? Ma è una metodologia che si utilizza con tutti i ragazzi, con bambini di 2 anni, con ragazzi con delle problematiche, qualsiasi problematica, cioè noi utilizziamo questa metodologia, sono i tempi che cambiano, perché comunque c'è bisogno di una fiducia tra tecnico e ragazzo diversa. E usate mezzi speciali? Utilizziamo le loro bici togliendo i pedali, principalmente per i ragazzi che non sanno andare in bici, mentre per le ragazze che non hanno l'equilibrio completamente utilizziamo il tandem. Ecco, questa iniziativa come si svolge, quando si svolge, dove si svolge e fin quanto durerà? Allora, questa iniziativa si svolge una volta a settimana. In questo momento facciamo il venerdì dalle 4:30 alle 5:30, anche un po' oltre, e terminerà prima delle vacanze di Natale e riprenderà metà gennaio, fine gennaio, fino a luglio-agosto.